Scusi, lei resti in aula, per cortesia, resti in aula. Allora, visto e considerato che scusate il modo di presentarsi un po' brusco di questa mattina. Allora, le telecamere mobili sono state vietate in aula. Non possono entrare le telecamere mobili in aula. Allora, mi è stato fatto presente che entravano senza riprendere nessuno, invece un po' alla chetichella entrano e fanno interviste e fanno re. Io non ho concesso nessuna intervista esclusiva a nessuno. Mi fu domandato l'altro giorno se potevano fare 3 o 4 chiacchiere col Vanni. Disse il difensore, lui è d'accordo, lo potete fare. Ho autorizzato in questi termini la scorta. Capo scorta dov'è? Ecco. No, non era lei, era un altro. A questo punto, essendo interviste esclusive, eccetera, il Vanni quando vuol parlare parla con me. Se poi non lo so. Ma va. Quindi le telecamere, io non ho nessun problema per le telecamere mobili, però che siano ferme. Non faccio come la scorsa udienza che aggrediscono il Vanni, eccetera, mentre la corte ancora sta per uscire. Non è giusto, non si può fare questo lavoro. Va bene. Tolto, superato l'incidente. Oh, dov'è la rosa? Allora, Vanni e Peppi ci sono. C'è Bagattini per Faggi. Lotti è presente. Bertini è presente. Zanobini? Com'è? Non capisco. Avvocato Trilini sostituisce l'avvocato Zanobini. Bene. Prendo nota, signorina. Poi c'è Curandai. Per chi è lei, avvocato Curandai? Per tutti. Allora, Curandai. Poi c'è Puliti. C'è Puliti? No, si dice Curandai. Saldarelli? Nemmeno. Sempre Curandai. Ciappi, c'è la professor. Bene. Colao? Sono di Curandai. Pellegrini, Curandai. Santoni Franchetti, dov'è? Diamola a Curandai, va bene? In sostituzione anche di Santoni Franchetti, tutte le parti civili. E Rosso è lo stesso Curandai, bene? Ministero, possiamo riprendere? Sì, Presidente. Io riprenderei con la testimonianza del dottor Giuttari, dirigente della scuola della mobile, per continuare quella ricostruzione che stavamo facendo sulle indagini. Grazie Presidente. Dottor Giuttari, dunque, nella scorsa udienza stavamo ricostruendo quello che era stata la sua attività e eravamo rimasti al punto in cui lei descriveva la sua attività relativa ai riscontri che erano stati a lei affidati, la ricerca dei riscontri in merito alle dichiarazioni fatte da Lotti. Vogliamo riprendere da quel punto lì, magari andando in ordine cronologico, come sono stati a lei affidati questi riscontri, se non sbaglio, sui fatti dal delitto dell'85 andando indietro, quindi riprendiamo da quel punto lì, se magari fa una sintesi, vede lei, per riprendere il discorso, e riprendiamo da quel momento lì della scorsa udienza. Grazie. Vabbè, seguirò quindi un ordine cronologico decrescente. Parto dal delitto degli scopeti, quindi del 9 settembre
8 settembre 1985. Su delega sempre del Pubblico Ministero ho eseguito i riscontri alle dichiarazioni del Lotti Giancarlo. Riscontri che indicherò in maniera specifica in riferimento proprio a particolari, a dettagli del racconto del Lotti in relazione a questo duplice omicidio. Il primo riscontro che indico è il rinvenimento di una buca nel bosco degli Scopeti in prossimità della tenda dei due turisti. Il Lotti, nel corso del sopralluogo e della sua successiva testimonianza, aveva riferito che la notte di quel duplice omicidio, dopo l'esecuzione materiale da parte di Pacciani e Vanni, dopo quindi l'uccisione dei due turisti francesi, aveva visto i due, Vanni e Pacciani, dirigersi verso il bosco di fronte proprio alla tenda dei francesi e fermarsi ad un certo punto sotto un albero abbassandosi. Tenevano in mano qualcosa, dice, un involto, chiama il Lotti, definisce questo qualcosa che tenevano in mano. Stanno un po' chinati in questo posto che indica, e poi dopo alcuni minuti, 10-15 minuti, li vede andare via, tornare indietro, attraversare la strada San Casciano-Firenze e prendere la macchina del Pacciani che era posteggiata dietro un muretto. Quindi vengo delegato dall'ufficio del Pubblico Ministero alla ricerca, a bonificare innanzitutto, a perquisire bonificando questa zona del bosco indicata da Lotti per vedere se in quella zona ci fosse qualcosa che potesse far pensare ad un'attività di occultamento da parte di Pacciani e Vanni di qualcosa che tenevano in mano, dell'involto, per usare lo stesso termine di Lotti, che tenevano in mano, involto che poi il Lotti aveva visto che non avevano più in mano quando erano usciti dal bosco. Bonificando questa zona, e devo dire che se non ci fosse stato proprio la ripulitura totale della zona, dei cespugli presenti in questa zona, non era stato possibile rilevare la presenza di questa buca che era completamente mimetizzata, coperta dalla fitta vegetazione. Dopo aver bonificato la zona, dopo averla ripulita, ecco, nel posto indicato da Lotti troviamo questa buca, che se è possibile anche farla vedere. Vogliamo mostrarci un attimo, dottore, grazie. Vediamo se... Questo è stato fatto nel 96. Questo nel 96, questo è stato fatto il 26 febbraio del 1996, giorno in cui su delega del PM ho eseguito la perquisizione di questa zona del terreno che è di proprietà di tale Corti Franco e che si trova nella località Salva Regina, proprio la località dove si è verificato il delitto. Questa buca, fornisco dei dati di riferimento, a seguito delle misurazioni effettuate proprio in quella occasione,
già la vedo, la telecamera di là. Questo è la telecamera più piccola. Posso? Sì, sì, no, è col monitor che non corrisponde all'immagine. Va bene, lei può continuare. A seguito delle misurazioni effettuate in quell'occasione, sul posto, questa buca si trovava a metri 7,70, metri 7,70 dal bordo della piazzola ed era costituita da una cavità profonda circa centimetri 40 con diametro di centimetri 35 e 40 per 40. In pratica, dove noi vediamo nell'immagine il numero 1, il cartello col numero 1, il cartello col numero 1 sta ad indicare il margine della strada sterrata di fronte al qua, alla quale, sul lato quindi opposto al numero, vi era la tenda dei francesi. Quindi questa è la zona prospiciente alla tenda verso il bosco. La distanza tra il bordo di questa strada, quindi contrassegnato dal numero 1, alla buca, che è contrassegnata dal numero 3, che io non riesco a leggere, ecco, numero 3, è risultata 7 metri e 70. Se possiamo far vedere adesso la foto del particolare della buca, perché dà proprio l'immagine dello scavo effettuato, è una vera e propria buca che sicuramente è stata utilizzata per mettere qualcosa dentro e che poi non è stata più ricoperta una volta che non serviva più alla funzione a cui era stata destinata. Dottore, chiedo scusa. Prego. Per chiarire meglio alla Corte, lei ha detto prima della bonifica qui c'era un albero, c'era qualcosa intorno. Sì, era tutto pieno di cespugli, cioè non solo io, ma i miei collaboratori, c'erano anche i vigili del fuoco che ci hanno aiutati in questa attività di ripulitura della zona. Non era possibile notare questa buca se non dopo, e lo è stato possibile solo dopo aver pulito, aver tolto tutti i cespugli. Quindi la buca era completamente coperta da questa vegetazione bassa, fittissima, che esiste là in quella porzione di territorio. Se non ho capito male, durante il sopralluogo l'imputato Lotti vi ha indicato la zona. Ha detto: io dopo il fatto vidi Vanni e Pacciani dirigersi in quella direzione e fermarsi all'incirca. In quel posto c'era un albero là, dice, li vidi abbassare e poi rimasero alcuni minuti, 10-15 minuti, circa 10 minuti, poi si alzarono, vennero indietro, attraversarono la strada, quindi Lotti indicò soltanto quella zona, quel punto là. Bene, grazie. Dove poi, ecco, sul momento non è stato possibile vedere perché trovarla, perché la zona era completamente coperta da questa vegetazione molto fitta. Una volta ripulito, ecco, è venuta fuori questa buca. All'interno della buca c'era a sua volta un'altra piccola cavità, verosimilmente originata da un involucro inserito in quel posto, della dimensione di 9 cm per 15 e profonda centimetri 24. Se possiamo vedere il particolare di questa piccola cavità, eccola, che si trovava all'interno, su una parete, all'interno di questa buca più ampia. Nei pressi proprio della buca poi abbiamo trovato una bottiglia di vetro, di quelli che è della Granini, c'era scritto sotto Granini, di quelli tipo succo di frutta, abbastanza nella parte centrale anche larga, non una bottiglia regolare, che era spezzata. Era spezzata e si trovava proprio ai margini, nei pressi
di questa buca. A proposito di questa attività, quindi dell'esistenza di questa buca, del rinvenimento di questa buca in questa zona indicata da Lotti, devo far riferimento ad altra testimonianza, molto significativa a mio giudizio, di certo Ennio De Pace. Aspetta, prima di passare oltre, questa buca era piena di vegetazione, foglie secche. Dentro la buca non c'era, dentro la buca non c'era nulla, c'era, cioè era scavato, quindi sulle pareti terra e basta. Tutto intorno c'era vegetazione, che quindi cespugli che coprivano, che andavano a coprire l'apertura della buca. Quindi se noi non l'avessimo pulito tutta la zona intorno, ad occhio nudo non era possibile poter vedere questa apertura, che tutti i cespugli intorno... No, ma all'interno della buca cosa c'era? C'era terra normale, non c'era nessun oggetto. Foglie secche? No, non c'era... Ci potevano essere, ecco, qualche traccia dei cespugli spezzati che magari il vento con il tempo aveva fatto cadere, non so, ecco, della... Ma come oggetti... Sono passati 11 anni dalla buca. Sì. Tanto a riferimenti, sono passati 11 anni dall'ultimo delitto, quindi questa buca in qualche modo si può essere riempita sia pur parzialmente di fogliame, erbacce, che so io. Ma tutto sì, probabilmente... stato come l'avete trovata voi. Probabilmente c'era fogliame, possiamo vedere anche dei particolari, ecco, io adesso... Esattamente non ricordo se c'erano fogliame, ma sicuramente c'è ritengo fotografico. Sicuramente, perché stando anche se coperta, il vento spezzando, portando le foglie, ecco, qualche cosa dentro sarà sicuramente caduta. Però come oggetti, ecco, tipo contenitori, oggetti non ce n'erano. C'era soltanto questa bottiglia un po' particolare, molto grossa nella parte centrale, che era spezzata e che si trovava proprio a margine della buca. Presidente, chiedo scusa. Forse sarà opportuno, io chiedo che la Corte lo acquisisca, se non lo ha già, il fascicolo fotografico relativo a questo sopralluogo, perché comunque non so se mi sembra che non abbiamo trovato, non l'avete trovato, ecco, il PM chiede di poterlo produrre come documento relativo al sopralluogo, atto irrepetibile, perché tutti i dubbi che lei ha avuto o comunque le circostanze di fatto relative a questo rinvenimento possono essere dedotti o comunque visti da queste fotografie. Bene. Ce l'ha lei questo album? Sì, bene. Dalla polizia giudiziaria lo mettiamo a disposizione, bene, delle parti e del cancelliere. Sono stati fatti tanti rilievi fotografici in quell'occasione, quindi sicuramente i dati possono essere rilevabili dalle foto. Posso andare avanti? Sì, sì. Stavo dicendo che a proposito di questo rinvenimento ritengo utile richiamare una testimonianza che per me è significativa, di tale Ennio De Pace, un pensionato del 24, classe 24, che il 5 marzo del 1996, l'anno scorso, spontaneamente si presenta in questura. E ci racconta un episodio capitatogli nel mese di settembre del 1985, proprio agli Scopeti, nel bosco degli Scopeti. Il racconto che ci fa è questo. Dice: una mattina presto stavo andando a funghi nella zona degli Scopeti, proprio nel bosco degli Scopeti. Erano circa le 6 di mattina. Avevo lasciato la macchina entrando da Chiesa Nuova in una casa colonica che si trova lì nel bosco, che poi vedremo nel rilievo fotografico,
stavo scendendo giù verso il vallone per poi risalirlo ed andare quindi verso la piazzuola dove poi si è verificato il delitto, quando ad un certo punto sento prima un fruscio di arbusti proprio a pochi metri di distanza da me, e subito dopo vedo sbucare fuori una persona da me successivamente riconosciuta con certezza per Pacciani Pietro. Questa persona mi colpì in modo particolare sia per il suo camminare molto furtivo e sia per il fatto che teneva qualcosa sicuramente sotto l'ascella, in quanto aveva il braccio destro che comprimeva forte verso il corpo per tenere nascosto fermo qualcosa, e non rispose al mio saluto. Dice, io per una forma di cortesia, incontrandolo anche in una situazione così sospetta che mi mise un po' paura, lo salutai. Non mi rispose, mi guardò un attimo e poi di corsa andò via. Questa persona proveniva dall'altro lato del vallone verso dove io stavo per salire, e quindi dalla piazzola dove si era verificato il delitto. A questo punto è chiaro che la prima domanda spontanea che è venuta da fare al signor De Pace, ma scusi, lei perché viene qui a distanza di tanti anni, se ha registrato, se è stato testimone di un episodio così strano, così anomalo, così curioso, proprio nel mese di settembre, quando si è verificato il duplice omicidio lì agli Scopeti? E il De Pace risponde, dice, sì, avete ragione, però io avevo visto che gli inquirenti avevano identificato il Pacciani, prima non lo conoscevo, io lo riconobbi quando vidi in televisione il Pacciani, riconobbi che si trattava di quella persona. Non mi feci avanti perché pensai, tanto l'hanno identificato. Vedendo però che è stato assolto, allora ho sentito il dovere civico di venire a raccontarvi questo episodio. E questo è avvenuto dopo la sentenza d'appello? Dopo la sentenza di appello, perché la sentenza di appello è del 13 febbraio del 1996, il signor De Pace si presenta spontaneamente, nessuno lo conosceva il signor De Pace, si presenta spontaneamente nei nostri uffici il 5 marzo 1996, il 5 marzo, e dice, sì, e da questa giustizia vengo adesso, perché per me, io prima sul momento quel giorno non l'ho riconosciuto, non lo conoscevo, l'ho visto poi in televisione, sui giornali, ho detto vabbè, è collegabile l'episodio strano di cui io sono stato testimone, però l'hanno identificato, è sotto processo, la mia testimonianza me la tengo per me. Questo, quando ha visto che è stato assolto, ha prevalso il senso civico di questa persona anziana, di questo pensionato del 24, e trova la forza per venire lì da noi a rendere la sua testimonianza. Un'altra cosa che è venuta spontanea a chiedere al signor De Pace, ma scusi, lei come fa a dire che questo episodio si è verificato proprio nel settembre dell'85? A distanza di anni, come può essere così preciso sulla data? E il De Pace, con molta sicurezza, dice, no, guardi, le posso dire con certezza che era settembre, perché c'era il frutto tipico di settembre, c'era il frutto, un albero di sorbe, tipico frutto settembrino, dice, me lo ricordo benissimo. E poi comunque, ancora, alla data di quell'incontro non si era verificato l'incendio che successivamente ha interessato
quella zona boscosa degli Scopeti. Quindi da questo limite entro il quale comunque si era verificato l'episodio dell'incontro. Facciamo gli accertamenti sull'incendio di questa zona del bosco. Ebbene, questo incendio è avvenuto il 20 ottobre del 1985. Quindi il signor De Pace ha fornito due elementi di riferimento temporali. Uno, la presenza di un albero di frutta tipico di settembre, e l'altro che comunque ancora non si era verificato l'incendio di quella parte del bosco. Se possiamo far vedere adesso la foto dei posti che dà proprio l'immagine esatta dei luoghi in cui l'incendio interessò anche la zona della piazzola, per caso? Ma guardi, l'incendio interessò tutta quella zona. Dovrebbero esserci anche agli atti gli accertamenti che abbiamo fatto. Lo verifichiamo. Lo verifichiamo. Sì, interessò proprio quella zona boscosa di cui parlava il. E ci sono i documenti che abbiamo acquisito. Il 20 di ottobre è stato l'incendio dell'85. Possiamo far vedere la foto? Foto che è stata fatta vedere al testimone, al signor De Pace, e che De Pace ha indicato i luoghi su questa foto dove si trovava lui, dove è avvenuto l'incontro. La lettera A, la casa colonica che si intravede sotto la lettera A, è la casa dove lui lasciò la macchina quella mattina per andare alla ricerca di funghi. Venendo da Chiesa Nuova, lui con la macchina arriva alla casa colonica contrassegnata dalla lettera A, lascia la macchina e a piedi procede verso il vallone sottostante, e quindi dove c'è la zona contrassegnata dalla lettera B, quindi siamo nel vallone che è sottostante la casa colonica e sottostante la piazzola del delitto che è contrassegnata dalla lettera C. Quindi il De Pace, procedendo a piedi dalla A verso la C, si trovava nell'attimo in cui si è verificato l'incontro nella zona contrassegnata dalla lettera B. In quel posto avviene questo incontro mattutino, le 6 di mattina, con questa persona che proveniva dalla zona contrassegnata dalla lettera C, cioè dal luogo della piazzola del delitto. Ho citato questa testimonianza in riferimento alla buca, perché è strano che il Pacciani, riconosciuto... No, commenti no, lei dica i fatti. Stando sempre limitatamente ai fatti, il De Pace, nell'individuare i luoghi esatti in cui aveva avuto questo incontro, che l'aveva insospettito, faceva presente che altre volte era stato in quei posti, ma mai gli era capitato un caso simile. Cioè, questa era stata l'unica volta in cui, andando a cercare funghi in quella zona, e andava in quella zona, specificava, perché pur abitando a Firenze aveva una figlia che abitava a San Casciano, quindi ecco, era
per lui normale andare in quei posti, mai prima di quella volta aveva notato una circostanza così per lui strana, così per lui anomala. Prego. Ha riferito anche l'orario. Le 6 di mattina. Lui era appena arrivato al casolare, aveva lasciato la macchina, stava procedendo a piedi verso nel vallone sottostante alla casa colonica per dirigersi dall'altro lato. Erano le 6:15 di mattina e ha questo incontro. Dottore, scusi, e circa la data di questo incontro è stato possibile approfondire niente di più del giorno rispetto all'omicidio, al fatto che c'era stato un incendio il 20, il De Pace ha detto niente di più concreto, lei ricorda? Un particolare credo proprio che l'abbia detto, un particolare. Poi sentiremo lui, lo ricorda lei, che lo metteva in... Lo metteva in relazione, se non ricordo male, proprio all'omicidio. Al lunedì mattina dell'omicidio. Lei non ricorda attraverso quale meccanismo della memoria del De Pace ci arrivò a quella mattina? Se lo ricorda, sennò... Questo sinceramente no, però ricordo... Anche lei... Diede un riferimento suo personale con la figlia o qualcosa del genere. Sì, fece una sua deduzione che lo collocava subito dopo l'omicidio. La mattina del lunedì. Vabbè, lo vedremo, sentiremo lui, non c'è problema. Grazie. Vada pure avanti in merito ai riscontri. Sì. Passerei ad un altro riscontro oggettivo. Sì, grazie. Il Lotti, sempre in relazione a questo duplice omicidio, riferiva che Pacciani e Vanni, usciti dal bosco, quindi vanno verso la strada, attraversano la strada. Questa volta è formale l'opposizione, come avevo già. Va bene, lei riferisca quale cosa deve ricercare. Devo ricercare. Le dichiarazioni del Vanni lo sappiamo perché sono acquisite dagli altri. Non stavo riferendo io le dichiarazioni di Vanni, per carità. No, di Lotti. Del Lotti. C'è l'incidente probatorio, sono a disposizione di tutte le parti della corte, quindi stiamo già riscontrando dichiarazioni fatte, comunque non c'è problema. Il riscontro. Presidente, perché sennò può dirlo indirettamente sul punto dove aveva lasciato l'auto, dai. Il riscontro è il punto dell'auto. Lo dice in forma indiretta, uguale. Non le può riferire, è dall'altro modo riferisce le dichiarazioni di Lotti. Presidente, se mi permette, pubblico ministero mi lasci finire. Sì, Credevo avesse finito. Mi scusi. Perché l'articolo 62 testualmente dice: le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento, quindi in qualsiasi fase, anche nelle indagini preliminari, non possono essere oggetto di testimonianza. Il teste ci deve riferire soltanto sulle sue attività investigative. Non può continuare a dirci quello che ha detto Lotti e poi magari fra poco quello che ha detto Vanni. Questo, se no, io faccio formale eccezione di non utilizzabilità degli atti. Allora, però non si chiede, perché non c'è motivo si va avanti in questo modo. Alterandosi non si risolve nulla, si compra soltanto le cose. Hai capito il problema? Sì. Allora, Presidente, mi scusi, potrei fare un'osservazione? Io mi sembra forse merita un attimo di attenzione questa opposizione formale. Mi sembra che in questo caso ci troviamo in una situazione particolare relativa alle dichiarazioni di questo imputato teste, perché sono dichiarazioni, Presidente, che loro hanno già, perché sono acquisite al dibattimento in un incidente probatorio, quindi è normale che loro ne abbiano già conoscenza in questo dibattimento. Allora, come loro sanno, il teste che riferisce cose a riscontro di altre già versate in dibattimento ha tutto il diritto di dirle.
o comunque, come nel caso specifico, ha diritto di raccontare quelli che sono i suoi riscontri. Quindi io ho qualche perplessità nel valutare l'opposizione dell'avvocato Pepi come pertinente a questo caso, perché è vero ciò che dice l'avvocato Pepi, ma non tiene presente di una circostanza particolare di questo dibattimento in cui quella testimonianza, che è anche di un imputato, nel dibattimento è già stata versata. Allora direi che ha tutti i diritti di dire quello che crede circa dichiarazioni fatte da Vanni, ma per quanto riguarda Lotti non c'è soltanto la circostanza che il test dottor Giutari riferisce solo riscontri, ma riferisce cose relative a dichiarazioni che sono già versate nel dibattimento e che tutte le parti conoscono. Quindi mi sembra una situazione particolare. Io comunque conosco bene l'incidente probatorio, a volte non mi sembrano esatte le dichiarazioni del testo. Sì, sì, Presidente. Dice Lotti. Quindi, Presidente, campo cauti. No, allora. Presidente, bene che ci sia la possibilità di verificarle, Presidente, ma siamo qui proprio per verificare questo dato. Se non lo facciamo, la verifica rimane terza. Io volevo dire che tutte le parti, non solo lei Presidente, ma anche l'avvocato Pepi, le conosce quelle dichiarazioni, quindi ha la possibilità poi di controinterrogare il test. Non ho capito il problema. Bene, quindi se non tornano, benissimo, c'è il processo apposta. Non occorre che lei mi riproduca fedelmente cosa ha detto a lei o al GED probatorio il Lotti, il Vanni, chiunque sia. Basta che lei faccia riferimento alla circostanza nuda e cruda. Noi sappiamo cosa ha detto, ma non c'è problema. Cosa ha fatto lei e cosa ha trovato lei? Altro riscontro, quindi, che ho trovato la testimonianza della Steppiman, che aveva visto uscire una macchina di colore chiaro. Come si chiama questa donna? Steppiman. Testimonianza dell'epoca, avevo fatto cenno anche nell'udienza di avantieri, Sharon Steppiman, che aveva visto uscire dalla stradina proprio dirimpetto alla piazzola del delitto un'autovettura di colore bianco con a suo giudizio della teste della Steppiman due persone e che alla vista dei fari della propria autovettura improvvisamente aveva fatto marcia indietro e aveva spento le luci come per non farsi notare. E allora su questo riscontro obiettivo di questo luogo in cui la Steppiman, da cui la Steppiman aveva visto avanzare verso la strada questa autovettura bianca e poi spegnere le luci e far marcia indietro, se possiamo far vedere la foto. Dunque, sono foto aeree queste, sì, che le aveva, ecco. Sì. Sono state fatte nell'occasione o le avevate già queste? Queste erano già agli atti. Bene, grazie. Quindi si vede la piazzola del delitto sulla parte alta, sul lato destro della strada, la macchina vista dalla Steppiman uscire era da questo lato, ecco. Sul lato basso, certo, quel monitor è un po' una posizione infelice. Lì da quello che è stata lì. La Steppiman, qua c'è San Casciano, da questo lato Firenze. La Steppiman procedeva così, quindi giunto qua in prossimità della piazzola, vede questa macchina che sta per uscire da qua, di colore bianco, poi la vede subito dopo spegnere le luci e fare marcia indietro. Se il test potesse andare a prendere, riusciremmo a capire anche noi, perché effettivamente io non vedo l'altro di lì. La difesa non riesce a vedere, se può indicare di là. Se indica direttamente sulla foto con io lo vedo.
Quella è la piazzola. Quella è la piazzola. Scusa, qual è la piazzola? La piazzola del delitto è questa che sto indicando in questo momento. Bravo. Questa è la strada San Casciano Firenze, il luogo in cui si trovava la macchina notata dalla testimone Steppiman è questo. Si sta uscendo. Quindi la signora Steppiman procedeva in questo senso di marcia quella notte, intorno alla mezzanotte, o un orario vicino alla mezzanotte, e a un certo punto vede che da questo luogo stava uscendo per immettersi sulla strada asfaltata questa autovettura di colore bianco, e che poi sopraggiunge della propria macchina, fa marcia indietro, spegne le luci e fa marcia indietro. Va bene? Bene, grazie. E che giorno era questo lì? Questo era la sera dell'8 settembre 85, la notte del delitto. La Steppiman è andata subito a rendere questa testimonianza. C'è un verbale, credo, del giorno 9 o giorno 10 settembre. Il 10 settembre 85. Passerei ad un altro riscontro. Bene, ha riferito anche l'orario, grosso modo. Ha definito l'orario intorno. La Steppiman era stata quel giorno con un suo amico, un certo Valeriano Raspollini, ad una festa da amici nella zona di Perugia. Aveva appena lasciato a casa a San Casciano il Raspollini e stava rientrando a Firenze. Indica l'orario intorno alle 23:30, ma più vicino alla mezzanotte che alle 23. Ecco, dà questa indicazione di tempo. Racconto della Steppiman, poi sostanzialmente confermato anche dall'amico, da Valeriano Raspollini, che dice sì, effettivamente mi raccontò la mia amica questo particolare curioso che aveva notato tornando a casa a Firenze dopo avermi lasciato a San Casciano, e mi parlò che ebbe l'impressione che la macchina era bianca, e sul colore era sicura perché la Steppiman svolge un'attività. Infatti sottolinea che sul colore della macchina è proprio certa, perché è un tecnico nel settore della stampa, cioè del colore proprio rapportato all'arte tipografica, quindi dice: io sui colori non posso sbagliarmi, dice la Steppiman, e quindi il colore di questa macchina era bianca. E il Raspollini, nel confermare questo racconto, nel dire che effettivamente l'amica gli aveva subito detto di questo incontro sospetto, le aveva far presente anche che gli aveva riferito che a suo giudizio poteva trattarsi di una coppia di amanti che, ecco, avevano spento le luci, avevano fatto marcia indietro come per non farsi notare da macchine che sopraggiungevano. È chiaro che dopo il delitto la Teste aveva, parlando anche con Raspollini, aveva ritenuto che fosse un particolare utile per gli investigatori ed era andata a riferire la circostanza. Vado avanti con... Sì, grazie. E allora, altro riscontro oggettivo: il taglio della tenda dei due francesi nella parte posteriore. Effettivamente la tenda dei due francesi, come è stato accertato all'epoca in sede di sopralluogo e come risulta dal fascicolo del relativo sopralluogo esistente agli atti, presenta un taglio in verticale nella parte posteriore. Possiamo far vedere? Ecco, è abbastanza
vistoso. Abbiamo, credo, due foto in cui si vede questo taglio. Esatto. E anche in quest'altra foto si nota il taglio della tenda. Passerei ad un altro riscontro. Grazie, grazie. Vada pure avanti lei. Sì. Ulteriore riscontro che ho dalla lettura degli atti di quel duplice omicidio evidenziato è l'esito della perizia autoptica e la ricostruzione della dinamica del duplice omicidio fatta dai periti all'epoca. A tal proposito, nell'attività di riscontro riferita al pubblico ministero, evidenziavo questa parte della perizia fatta dagli studiosi di Modena nell'85. Che a pagina 27 riferivano, leggo testuale: dopo aver ucciso la vittima di sesso maschile è tornato sui suoi passi e, operando all'interno della tenda, ha iniziato con calma la rituale escissione dei feticci, tagliando prima il seno con difficoltà di affilature del mezzo tagliente, quindi il pube, dove tali difficoltà di taglio non appaiono più documentabili. Quindi riscontrano i periti una diversità di taglio tra il seno e il pube. Dice: nel seno notiamo una difficoltà proprio di affilatura del mezzo tagliente, nel taglio del pube invece queste difficoltà non esistono più, il che, sostengono i periti, rende possibile l'ipotesi che l'autore disponesse di un secondo coltello. Quindi il riscontro che ho evidenziato dalla lettura di questi atti che illustravano la dinamica operativa del duplice omicidio è che per quel episodio delittuoso furono usati due coltelli. Sì. Vado avanti con i riscontri. Ulteriore riscontro oggettivo sia sulla macchina rossa con la coda tronca, sia sulla presenza il pomeriggio del delitto, cioè il pomeriggio dell'8 settembre 1985, quindi come riscontro oggettivo, quindi sia della macchina rossa sia di due persone in quel posto, di cui uno intenta guardare verso il bosco, verso la tenda dei due francesi, richiamo le testimonianze, di cui già ho fatto cenno nella precedente udienza, dei coniugi Chiarappa e De Faveri. E due persone ferme che descrivono. Possiamo, dottore, far vedere nel caso in una foto dove si trova questa casa del Ruffo? Sì, sì. Così sì. Si capisce meglio. Lei ci aveva descritto la curva che avevano fatto. Sì, la donna aveva descritto la signora De Faveri. Non so se può magari fare come prima, andare sulla foto e mostrare. Del binocolo, quello del binocolo. Esatto. Quello col binocolo e la moglie, soprattutto la moglie,
che nella sua testimonianza spiega la manovra che hanno dovuto fare quel giorno, un po' difficoltosa, a causa proprio della presenza di questa macchina rossa, la coda tronca, di due persone sul margine destro. Questo ovviamente lei non lo può dire, ma lo dico io, è un riscontro alle dichiarazioni di Lotti, che dice il pomeriggio erano andati lì. Dunque, ecco, questa che indico adesso è la casa di Rufo, la colonica di Rufo, del signor Rufo, dove quel giorno si sono recati i coniugi Chiarappa dei Faveri e da dove il signor Chiarappa, col teleobiettivo, provandolo, guardava poi verso la piazzola notando la macchina rossa. Questa è la stradella che porta alla piazzola del delitto, questa qua. La macchina rossa si trovava ferma sul margine destro, qui, in prossimità dell'inizio dello stradello che conduce alla piazzola del delitto, quindi in questo posto. I coniugi Chiarappa con la loro autovettura provenivano in questo senso, da questo lato, da Firenze verso San Casciano, quindi dovendo svoltare a sinistra per immettersi nella stradina che porta alla casa colonica di Rufo, essendoci fermo sul margine destro questa autovettura rossa, hanno trovato difficoltà a svoltare e hanno dovuto fare due manovre. Il fatto che incuriosì la signora e che riferì nella sua dettagliata testimonianza è che le due persone da lei notate in questa occasione accanto alla macchina, una appoggiata sul cofano della macchina e l'altra sul lato destro che guardava il bosco in direzione della tenda, neppure si voltarono per vedere loro che sopraggiungevano e avevano difficoltà in questa manovra di svolta, cioè completamente avevano ignorato la presenza e di conseguenza le difficoltà di manovra che il signor Chiarappa era costretto a fare per svoltare proprio per la presenza dell'autovettura rossa ferma in quel posto. Bene, grazie. Vediamo di andare avanti, eventualmente se non ce ne sono altri, almeno di quelli rilevati da lei, di riscontri per quanto riguarda l'85, passiamo alla sua attività per il delitto precedente, o se ce ne sono altri dell'85... Ma sulla in relazione ai riscontri dell'85 che ho evidenziato, vorrei citare per ultimo, prego. È la posizione in cui venne trovato il giovane francese ucciso. Se possiamo far vedere la fotografia, si trovava e risulta dagli atti fotografici e sia dal verbale di sopralluogo esistente agli atti, si trovava su un cespuglio con i piedi che erano sollevati da terra di 50 centimetri circa. Ecco, questo è il dato obiettivo che vorrei segnalare senza commenti. Ecco, la presenza di questo ragazzo ucciso, che viene trovato dagli inquirenti che giungono sul posto sopra un cespuglio sollevato quindi da terra. C'era il barattolo di vernice, cos'era quel barattolo? Sì, c'erano delle barattole, delle lattine buttate sopra, ecco, però non era per terra, era su un cespuglio. A 50 centimetri c'è il verbale di sopralluogo della scientifica, credo che sia la pagina 2 di questo verbale, che descrive l'invenimento e la posizione del cadavere del ragazzo francese. Dice i piedi erano a 50 centimetri sollevati da terra. Bene, grazie. È un dato obiettivo, poi le valutazioni circa come ci possa essere arrivato o messo da una o più persone le faremo a tempo debito.
Vogliamo vedere se ci sono riscontri per i delitti, o meglio, ci sono senz'altro, lo sappiamo sia io che lei. Vediamo le parti, vediamo quali relativamente. Stiamo andando a ritroso sì. Per il delitto dell'84, a ritroso anche nelle dichiarazioni a cui lei deve di Lotti, per le quali lei è stato incaricato di riscontri. Sì. Allora, delitto di vicchio. Delitto di vicchio. Di vicchio, esatto. 29 luglio 1984, località La Boschetta. In relazione a questo delitto, già nell'udienza precedente ho riferito alcuni dei riscontri che richiamo brevemente per non ripetermi. Mi riferisco alle testimonianze sulle macchie di sangue sulle pietre del fiume Sieve e alle testimonianze sui pedinamenti fatti alla ragazza uccisa pochi giorni prima dell'omicidio, testimonianza di Poggiali Mauro in particolare, e di cui ho parlato. Altri riscontri oggettivi in relazione a questo duplice delitto che ho evidenziato nell'attività di riscontro delegatami sempre dall'ufficio del pubblico ministero, lo rilevavo nella perizia relativa all'esame autoptico eseguita a suo tempo dai professori Maurri e Marini sul cadavere della ragazza. Qui devo aiutarmi col documento per leggere testualmente quello che scrivevano in quell'occasione, nell'84, i due professori. In questa perizia... Scusa, prima di parlare della perizia Maurri, eccetera, è che lei ha parlato dei pedinamenti della ragazza, sì, qualche giorno prima, insomma, nei giorni prima del delitto, eccetera. Ecco, a me risulta che leggendo gli atti degli, sì, episodi, eccetera, che i familiari del ragazzo, verso le 11 giù di lì, ora non ricordo esattamente, fece una denuncia ai carabinieri loro che non era tornato il ragazzo, perché il ragazzo pare che doveva tornare entro le 10:30. Sì. All'uncio non lo vedono tornare, fece la denuncia ai carabinieri. Ecco, cosa può riferire su questo punto? Questa già siamo alla sera del delitto. Sì, come mai questo ragazzo non torna, ritarda mezz'ora, alle 11 siamo d'estate, ancora un'ora possibilissima. S'allarma, da cosa era originato questo allarme? Forse mi credo. Prego, dottore, se lei lo sa perché pace. Il dottore all'epoca non c'era, quindi no, ha solo letto atti. Se nell'indagine di riscontro. Ha verificato anche questo. Certo, ma io credo, ecco, ho letto questa parte qua, se non ricordo male, credo che forse era anche più tardi delle 11, perché la madre del ragazzo era stata fuori da alcuni parenti, era rientrata a casa, trova l'altro fratello, c'era una partita di calcio importante, penso dell'Italia, chiede notizie di Claudio, che doveva essere a casa anche per la partita, non c'è, Claudio non c'è, il fratello non sa dove si trovi, credo però che la denuncia sia avvenuta dopo le 11, ecco, già si era arrivati a un'ora in cui, ecco, la preoccupazione si era fatta forte e la madre aveva... Cioè il problema mio è solamente questo, sì, sapere da chi era originato questo allarme. Perché erano allarmati questo ragazzo ritarda di un'ora, due ore? In fondo c'è una ragazza, tranquillamente usciva, era fidanzato se non erro. Quindi se ha verificato questo, tutto qui. No, io come diceva il PM all'epoca non c'ero, ho letto gli atti. Negli atti ci sono tante testimonianze di amici che si sono adoperati, si sono messi alla ricerca intorno alla mezzanotte, l'una, le due, ecco, c'è stata proprio una ricerca frenetica di questa coppia, ecco, di questo ragazzo. Però ecco, sul il perché
credo che ad un certo punto là, in quegli anni c'era la pissicosi anche del mostro, ecco, c'era un certo allarmismo, quindi le famiglie stavano in pensiero se si verificava un ritardo da parte di congiunti, una situazione strana, ecco, anomala nel ritorno a casa, ecco. Quindi ritengo che l'allarme sia stato originato da questo. Può continuare. Dottore, mi scusi, sì. Prima forse di passare alla perizia, a proposito, dato che l'argomento l'ha introdotto il Presidente, è forse vedere se ci sono altri riscontri, se lei ha in mente, relativi al fatto che almeno la ragazza aveva manifestato qualche suo timore, aveva fatto racconti a qualcuno, dal momento che lei ha citato le testimonianze di quelli che l'accompagnavano a casa. Quasi sembra di capire, ricostruendolo poi, ma sono solo sensazioni, le deduco anche dalla domanda del Presidente, che questi ragazzi avessero manifestato del timore. Lei sa o ha avuto contatti con qualcuno, citato come teste quella signora olandese, relativi al fatto che la ragazza aveva manifestato a terzi, ai familiari o in parte le sue preoccupazioni? Che poi, se non sbaglio, questa è sempre una cosa che dice il PM, sono preoccupazioni perfettamente coincidenti con dichiarazioni di Lotti. Mi riferisco a questo clima di questi ragazzi, che forse può in qualche modo aver stimolato, ma è solo una deduzione, le paure dei familiari. Sì, sì, ecco. Ci sono elementi precisi in questo senso. Volevo citarli dopo, li cito adesso. Sì, forse è come argomento viene bene oggi. La madre della Via Rontini, Christensen Vinni, venuta nel mio ufficio l'anno scorso, mi riferiva che una sua amica olandese, il cui nome è Ingrid von Flug, in occasione dell'ultima visita fatta alla famiglia Rontini qua in Italia, in occasione del compleanno della ragazza, aveva riferito loro che la Pia Rontini, pochi giorni prima di essere uccisa, in una telefonata che era intervenuta tra le due donne, quindi tra questa Ingrid von Flug e la Pia Rontini, le due donne erano amiche, anche l'amicizia si era molto consolidata negli ultimi tempi, perché la Pia era stata in Olanda a frequentare un corso, una scuola, e quindi era stata ospite di questa signora, si era rafforzato in quell'occasione il rapporto di amicizia e di confidenza. In una telefonata che è intervenuta pochi giorni prima del delitto, la Pia aveva riferito all'amica Ingrid che al bar dove la ragazza lavorava qualcuno la molestava. L'amica olandese, la Ingrid, vide che nel riferire questo era un po' turbata la ragazza e le aveva consigliato di cambiare poi lavoro. Dice: se vieni molestata lì, cambia lavoro. La Ingrid successivamente inviò al mio ufficio una lettera in olandese, poi fatta tradurre, in cui confermava il contenuto di questa conversazione intercorsa con la Pia pochi giorni prima che la Pia venisse uccisa. E la lettera è agli atti, perché è stata trasmessa all'ufficio del pubblico ministero. Su questa, prego,
No, dico, veniva molestata nel luogo del lavoro, però ha fatto riferimento anche alla persona o le persone che la molestavano. O il tipo di persone. Tipo di persona. Dice c'erano persone là al bar, a Bentori che le davano fastidio, la molestavano. Ecco, questo è il discorso. È a Bentori del bar. Sì, e poi il... in relazione a queste molestie c'è un'altra testimonianza che fornisce un riscontro ed è la testimonianza della moglie del titolare del bar, cioè la moglie del datore di lavoro della Via Rontini, la signora Sorbi Anna. Questa è stata sentita il 23 maggio del 1996. E riferiva in quell'occasione che le risultava, per averlo sentito al bar, non ricordava però da parte di chi, perché era trascorso tanto tempo, erano trascorsi 12 anni, però ecco, le risultava comunque questa circostanza, che qualche vecchietto aveva fatto apprezzamenti alla Pia. Del tipo sei bella, sei buona, però la Pia se la cavava rispondendo con una battuta in tono scherzoso. Questa, ecco, è la circostanza che la Sorbi ricordava su molestie che aveva subito la ragazza e che aveva appreso lì al bar, anche se non sapeva fornire indicazioni sulle persone che avevano all'interno del bar riferito questa circostanza, perché era trascorso tanto tempo. Ecco, dottore, vogliamo riprendere allora da dove l'avevo interrotto sul... Sì, stavo... ecco, stavo dicendo prima del riscontro rilevato dalla perizia autoptica eseguita dai professori Maurri e Marini. In questo elaborato esiste un capitolo intitolato «Eventuale sopravvivenza e possibilità di movimenti coordinati e finalistici della ragazza». A pagina 59 di questo elaborato, dopo che i periti si erano espressi sul colpo d'arma da fuoco che era stato che aveva colpito la giovane, i periti dicono testualmente: sul cadavere non ci sono segni che indichino la comparsa di morte immediata, ma al contrario ci sono segni indicativi di una certa sopravvivenza che, come abbiamo già detto, sono rappresentati dall'edema polmonare. Ed ancora dicono: per quanto riguarda il carattere delle lesioni da arma bianca al collo, la ragazza presentava delle ferite. Scusi, però devo rilevare una cosa. Ora lei legge la perizia, ma la perizia già fa parte del processo, sappiamo cosa dice, l'abbiamo letta, la leggeremo, vedremo se è un riscontro. Presidente, noi lo conosciamo già, il dottore racconta i riscontri che ha fatto lui, beh, noi gli diciamo che lo sappiamo e andiamo avanti, non è che... Appunto, basta dire riferimento alla sopravvivenza del perito sulle deduzioni che fa e basta. Bene, presidente, senz'altro. Più, il processo lo fa lui e basta. Bene. Ma forse i fatti li racconta come li ha vissuti lui, questa era la domanda che gli ho fatto io, la domanda, presidente, diamo a Cesare quel che dice. È un riscontro che io ho riferito. È stato incaricato di questo riscontro. Il dottore ne può sorvolare su questo, sì, perché la Corte lo conosce già. Altro riscontro oggettivo cui faccio riferimento sono le dichiarazioni della Nicoretti, che è stata nella piazzola di Vicchio. È stata nella piazzola di Vicchio. Collotti,
il sopralluogo con la Nicoletti che riconosce la piazzuola e indica anche la posizione in cui Lotti in quelle occasioni aveva fermato la propria autovettura. Posizione della macchina che rilevavo perfettamente coincidente con la posizione in cui si trovava la Fiat Panda della giovane coppia uccisa, cioè col retro rivolto verso la collina. Se è il caso ci di sono vedere delle foto, le foto. Sì, vogliamo far vedere sia le foto, se abbiamo quelle della macchina dei ragazzi, sia l'indicazione che ha fatto la Nicoletti. Sì, 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 ci sono. Cioè la Nicoletti quando andò da sola con... La Nicoletti andò da sola con il Lotti, quindi poi in sede di sopralluogo fatto dalla polizia giudiziaria riconobbe il posto e indicò anche, fece presente che quando andò con Lotti non c'era la ghiaia per terra che invece, e indicò anche la posizione come con la parte posteriore della macchina verso la collina, e nei riscontri ecco ho trovato anche l'analogia con la macchina, la Fiat Panda della coppia uccisa, che si trovava in quell'occasione la sera del delitto con la parte posteriore verso la collina. Questa è la foto del giorno. Questa è la foto del sopralluogo con la signora. Con la signora Nicoletti, che è stato fatto nel 96, l'anno scorso. Si vede la ghiaia per terra e la posizione, ecco, con le spalle alla collina, praticamente verso l'albero dove sono le croci in cui era messa la macchina dell'Otti quando era andato con la Nicoletti. Se vediamo adesso la foto della Panda, eccola qua, ecco, si vede che non c'è la ghiaia, è intera battuta e la parte posteriore della macchina è proprio verso la collina. La zona chiaramente all'epoca era tutta anche circondata da sterpaglie, da vegetazione, oggi è pulita, quindi si presenta diversamente. Passerei a un altro riscontro. Sì, grazie, vada pure avanti. Un altro riscontro, il casolare. Di cui a sopralluogo con Lotti del 12 marzo 1996, quindi il 12 marzo 1996, viene eseguito dal PM, dalla polizia giudiziaria, un sopralluogo con Lotti, e nel corso di questo sopralluogo viene individuato un casolare in località Badia a Bovino. Ecco, viene individuato come? Sì, viene individuato percorrendo. Qua devo fare un cenno io alle dichiarazioni. L'itinerario fatto la notte del delitto da Pacciani e dai complici. Percorrendo questo itinerario lungo la strada sempre di San Martino a Scopeti Bricciana, Sagilanese, San Martino a Scopeti Bricciana, quello cioè dietro la provinciale, che quella strada di cui avevano parlato i coniugi Caini Martelli per quel sospetto transito di due autovetture, lungo quella percorso viene individuato questo casolare abbandonato
Lo individua lei o glielo indica qualcuno? Lo indica il Lotti. Lei l'aveva mai visto? C'era mai stato dottore in quel casalare? Assolutamente no. Fu il Lotti che glielo indica. Fu il Lotti che l'ha Bene, indicato. Bene, grazie. Indica questo casolare, do i riferimenti precisi, è il potere Schignano numero 54. Cioè lui facendo la strada glielo indica? Lo indica. Beh. Per arrivare in questo casolare bisogna lasciare le macchine un po' più sotto, perché l'ultimo tratto di strada è dissestato, quindi bisogna andare a piedi. E le macchine bisogna lasciarle al potere Poggiolino. Il casolare in stato di abbandono aveva una porta di accesso sulla parte più bassa, per intenderci, che dava verso il potere Poggiolino. Poi la mostriamo in foto. Sì. Entrati in questa stanza, sulla parete destra di questa stanza vi era nel muro a secco una cavità, una fessura di centimetri 30 per 50. A lei questa fessura, mi scusi, io le rifaccio la domanda, viene indicata da Lotti, lei non l'aveva mai vista? Assolutamente. Bene. Viene indicata da lui, addirittura ancor prima di entrare nella casa, che era chiusa, di entrare nella stanza, viene indicata la parete sul lato destro. Come una lei parete, non l'aveva ancora vista? No, come una parete dove lì c'era un'apertura, una fessura. C'è questa fessura, vediamo questa fessura. Dentro la fessura c'erano pietre, erba secca e terra. Non conteneva nient'altro. C'era quest'erba secca, delle pietre piccole e della terra. Dai riscontri che ho effettuato, di questa casa colonia abbandonata, di questa parete, di questa fessura eccetera, parlò Lotti quando facesse il sopralluogo o ne parlò prima, ancora prima di fare il sopralluogo? In sede di sopralluogo, cioè una cosa che è venuta sul momento, sì, oppure ne aveva parlato già prima? No. Facendo l'itinerario, ricostruendo un po' l'itinerario? No, ricostruendo l'itinerario quel giorno, indica questo casolare come casolare in cui quella notte si erano fermati per fare qualcosa. Era una circostanza di cui non vi aveva parlato assolutamente prima. Ve lo dice mentre siete mentre lì. Mentre siamo in quella cosa. Bene. E indica questo. Quindi dice prima la macchina bisogna lasciarla prima perché l'ultimo tratto è brutto, e in effetti vedremo nelle foto che bisogna andare a piedi l'ultimo tratto. Entrati dall'ultima porta, sulla destra nella parete c'è una cavità. Ho visto la cavità dove c'erano questa erba secca, pietre che sicuramente non facevano parte della struttura muraria. Stavo dicendo, dai riscontri effettuati in relazione a questo casolare e che ho riferito al pubblico ministero, in quella zona proprio di Badia Bovino, proprio in quella zona, nelle immediate vicinanze di quel casolare abbandonato, a cavallo tra gli anni 60 e gli anni 70 aveva abitato il Pacciani. Cioè proprio in quel casolare lì? Prego? In quella zona lì? Sì, in quella contrada e nella prossimità di quel casolare. Per diversi anni, dopo essere stato scarcerato per la questione di quel famoso omicidio Bonini del 51, dopo essere scarcerato nel 64, era stato scarcerato per quel, se non ricordo male, per quel delitto,
Lui negli anni a cavallo tra i 60 e i 70, prima sostanzialmente di trasferirsi nella zona di Monte Firidolfi, lui aveva abitato, e nella zona di Monte Firidolfi si trasferisce nel 74, quindi prima, proprio negli anni a cavallo tra i 60 e i 70, aveva abitato e aveva lavorato in questa località, nelle proprio immediate vicinanze di questo casolare abbandonato che è stato indicato da Lotti. Vogliamo vederlo nelle foto? Sì. Vogliamo vedere la strada che, c'è, che ha fatto fa. Ecco. Questa, strada, questa foto fa vedere l'ultimo tratto della strada che porta al casolare abbandonato, che è chiaro che è un percorso molto difficile, pieno di pietre, non percorribile con la macchina. Mi scusi, dottore, lei ci aveva detto che il Lotti le l'aveva accennato che la strada era così prima ancora di arrivare. Prima ancora di arrivare ha detto la macchina bisogna lasciarla più sotto dove ci sono altre case, l'ultimo tratto bisogna farlo a piedi. Bene, grazie. Io sto cercando di non riferire, però è un po' difficile perché va benissimo. Beh, c'è la foto d'altronde. Questo è l'ultimo tratto, si sta andando alla casa, la macchina effettivamente là non può passare, l'abbiamo lasciata più sotto al potere Poggiolino. Questo è il casolare e sul lato sinistro, lato sinistro, se indica Antonini la porta, la prima porta a sinistra guardando la foto, ecco, quella là è la porta da dove siamo entrati, la porta quindi che dà sulla parte bassa del casolare, sul lato per intenderci del potere Poggiolino, che sta un po' più a valle da questo lato. Se passiamo adesso all'altra foto dell'interno di quella stanza, vedremo che sulla parete destra, entrando sulla parete destra, nel muro a secco c'è quella fessura della dimensione di centimetri 30 di larghezza per 50 di altezza. Dov'è? All'interno c'è qualche altro particolare, mi pare, della... Sì, ecco. Eccola qua. Ecco, all'interno, come dicevo prima, non c'era nulla, c'era solamente quest'erba secca che si capiva e non faceva parte della struttura del muro, delle pietre e terra. Della buca? Sì, nella parte bassa della... Sì, cioè sì, nel piano di calpestio? Nella parte bassa della buca, dentro la buca c'era... Che poi a terra si vedono, ecco, visto? Si vede la terra, i piedi. Sono stati tolti quel giorno là e si vedono anche dei pezzi di rami secchi e erba secca e pietre e terra che erano all'interno di questa cavità. Sì, sì, è là, proprio là, dentro. È stato tolto da là dentro. Senti, lei ha parlato di casolare abbandonato ovviamente nel 96, quando avete fatto il sopralluogo. Sì, ecco. Certo. Ha fatto un accertamento se nell'84, epoca del delitto, quella casa era abbandonata, era abitata e da chi? Era abbandonata da tanti anni. Questo è di proprietà della... credo della chiesa, no? Della curia vescovile di Fiesole, e risulta abbandonata da epoca immemorabile. Comunque su questo abbiamo... su questo punto avete fatto l'accertamento? Sì, cioè, sì, ci sono accertamenti. Possiamo essere più specifici magari consultando il dottore Gliatti in un momento successivo. Prego, dottore.
Sì, dunque il casolare, ultimo riscontro è l'esistenza. Poi magari facciamo una breve sospensione, Presidente. Sì, magari facciamo finire Vicchio. Sì. Ultimo riscontro, comunque breve, perché su questo delitto riferisco, è l'esistenza a Vicchio, proprio nei pressi del bar di Vicchio, nella piazza della stazione, di una buca delle lettere. Ho eseguito questo riscontro, sempre su delega del PM, perché bisognava verificare se nei pressi del bar dove lavorava la ragazza vi era una buca di lettere. All'epoca dell'84. All'epoca dell'84, esatto. Esiste veramente la esiste anche, abbiamo fatto il rilievo fotografico. C'è questo rilievo, lo vogliamo mostrare? Sì, esiste. E il rilievo chiaramente fatto adesso nel corso di questa delega, però la cassetta della la buca delle lettere esisteva anche nell'84 e si vede sotto la lettera A la buca delle lettere, e il bar dove lavorava la ragazza uccisa è sul lato sinistro, in quella manufattola sul lato sinistro dietro questo box. Sì. Quindi siamo vicinissimi al luogo di lavoro della giovane Pia. C'è stata la necessità di fare questa verifica e l'abbiamo riscontrata positivamente. Lei ha riscontrato tramite il servizio postale che esisteva anche a lei? Sì, esisteva. Presidente, se è possibile possiamo fare una breve interruzione? Grazie, grazie. Ecco dottore, abbiamo esaurito Vicchio, no? Sì, volevo fare una domanda, così prima per solo passa di mente. Prego. Abbiamo presente la dichiarazione che lei ha riferito della Frigo? Sì. In quella stradina che lei percorreva in discesa e le macchine salivano, esatto. Questa stradina che si collegava alla strada che poi porta alla Fonticina e quindi alla nazionale? Si collegava alla strada che porta alla Fonticina e alla strada dove poi c'era il casolare di cui ho parlato prima. Voglio sapere se su questo punto, non voglio sapere cosa ha detto, però se ha fatto qualche dichiarazione, il Lotti conosceva quella strada indicata dalla Frigo? Risulta negli atti. E se quella sera l'ha percorsa o no? L'ha percorsa, risulta negli atti. Bene. Ha proprio fatto quel giro lì che abbiamo disegnato noi. Ma dal grafico non risulta veramente, da una piantina che abbiamo negli atti, risulta un po' diversa la situazione, ecco perché faceva la domanda. E lo facciamo poi, spiegare. Presidente, se fosse necessario, ovviamente facciamo tutti i sopralluoghi che la Corte riterrà facciamolo spiegare bene al dottor Giuttari. Risulta, ricordo bene, già nel verbale del 18 febbraio del 96 di sopralluogo che ha fatto con Lotti, che Lotti, quando passiamo dalla stradina con la deviazione l'Arena, dice sì, questa non è la strada della Piazzuola, questa porta a una fattoria. Questa l'ho percorsa anche con la Filippa, quindi conosceva quella strada, questo risulta già dagli atti. Poi nella ricostruzione di quella del sopralluogo successivo dell'itinerario fatto la notte famosa, noi percorrendo quella strada arriviamo al casolare di cui ho parlato, quindi è chiaro che l'ha dovuta percorrere in sé, perché percorrendo quella strada si arriva là,
percorrendo quella strada si arriva alla fonte d'acqua che Lotti riconosce, perché dice: sì, ricordo questo ponte, ricordo la fonte, quella notte scorreva meno acqua il 29 luglio 84. Questo sappiamo. Questo, ecco qua, quindi c'è proprio l'individuazione esatta del Lotti di questi posti che sono lungo quell'itinerario. Ok, va bene, possiamo oltre. E allora riferisco adesso i riscontri al delitto di Giocoli, e qua poi devo soffermarmi a parlare nei riscontri che ho effettuato sul Vinci Francesco. Delitto di Giocoli che si è verificato il 9 settembre del 1983. Io passerei alle foto del furgone dei due turisti per evidenziare i riscontri che ho notato alle dichiarazioni del Lotti. Il furgone, questa è la foto fatta dagli operatori della scientifica in occasione della scoperta dei cadaveri il giorno 10 settembre 1983, il furgone presentava dei fori prodotti da colpi d'arma da fuoco sulla fiancata laterale destra ed esattamente nei vetri. Se si può fare un particolare più da vicino, ecco, quindi presentava dei fori, segno questo che erano stati esplosi da fuori all'altezza dei vetri. E questo è il lato destro del furgone, quello per intenderci che dava verso la strada, dal lato della strada dove erano state fermate le macchine. Il furgone, vedendo la successiva foto della fiancata sinistra, lato guida, presentava dei fori anche su quel lato, sempre nei vetri. Vetri che sia da questo lato che dal lato destro, come abbiamo visto nella foto precedente, erano in parte, almeno uno, coperto di bianco, di vernice bianca. Andando alla successiva foto, vediamo che sul sedile anteriore del furgone veniva rinvenuto un bossolo di pistola. Ecco il particolare del bossolo sul sedile, segno che erano stati esplosi i colpi d'arma da fuoco dentro il furgone, anche da dentro il furgone. E questo si rileva dai rilievi esistenti nel fascicolo fatto all'epoca il 10 settembre 1983. Sugli spari a furgone, ma già esiste negli atti dell'altro processo, ho riscontrato tutta
uno studio peritale che per l'altezza, per i fori, facevano riferimento ad una persona che doveva essere alta 1,80 m circa. Questo per quanto riguarda i riscontri sulla attività, proprio sulla dinamica esecutiva del delitto. Scusi dottore, ovviamente non citando, onde evitare opposizioni, lei faceva riscontri in questo caso positivi rispetto alla dinamica descritta da Lotti, questo che ci sta certo, dicendo. Sicuramente. Lo ridiciamo. Non cito le dichiarazioni di Lotti per i motivi detti prima, quindi, però è chiaro che quello che io riferisco lo riferisco in quanto riscontrato positivamente in relazione alle dichiarazioni del Lotti che risultavano dai vari verbali resi da Lotti nel tempo, dai vari verbali di interrogatorio che mi erano stati trasmessi dal PM per i riscontri. Quindi una visione complessiva di tutti i verbali, delle dichiarazioni in tutti i verbali dell'Otti che sono diversi. Questi sono i riscontri oggettivi che lei ritrova in quella ricostruzione della polizia giudiziaria a quelle dichiarazioni. A quelle dichiarazioni. Qui, come rispetto all'altezza dei polpi, al luogo e alla posizione dei boss. Al luogo e quindi alla dinamica esecutiva del delitto. Bene. Con colpi quindi esplosi sia dal lato destro del furgone sia dal lato sinistro e sia dentro il furgone. Bene. Altro riscontro. Effettivamente, dopo questo duplice omicidio, Vinci Francesco, che era all'epoca imputato di essere autore di quei delitti attribuibili al mostro di Firenze, veniva scagionato da quelle imputazioni. Si era verificato questo duplice delitto, il Vinci Francesco era detenuto, era in carcere, quindi il precedente. Sì, era in carcere. Era imputato di quei delitti attribuibili al mostro, si verifica il delitto di Giocoli, quindi dopo qualche mese viene scagionato. Perché è detenuto anche per altre cause. Sì, è detenuto per altre cause, quindi resta dentro, però dall'imputazione di essere autore dei delitti attribuibili al mostro viene scagionato, perché mentre stava in condizione di detenzione era stato eseguito questo duplice delitto ai danni dei due turisti tedeschi. E qui vi sono dei riscontri a quello che ha dichiarato Lotti sul Vinci e che io non riferisco per attenermi all'invito che ho avuto. Ci sono riscontri molto precisi del collegamento tra Vinci Francesco, che negli anni passati aveva costituito oggetto per lunghi anni d'indagine quando si seguiva la cosiddetta pista sarda. Dicevo, con riscontri precisi ai rapporti tra Vinci Francesco e Pacciani Pietro, tra Vinci Francesco e Indovino Salvatore, Indovino Salvatore, il mago di via di Faltignano, e da Pacciani. Quali sono allora queste dichiarazioni, questi riscontri
sul collegamento. Riscontri che danno attendibilità innanzitutto a quello che racconta Sgangarella. Le dichiarazioni di Sgangarella le posso citare. È un test, quindi nei limiti in cui è stato sentito da me. È un detenuto, si trovava nell'occasione in cui l'ho sentito, sempre su delega del pubblico ministero, ristretto nel carcere di Solliciano, una condanna per un fatto gravissimo, aveva stuprato e ucciso una bambina di 8 anni, era stato per lungo periodo della detenzione ristretto nel centro clinico di Solliciano, aveva svolto l'attività di scrivano, aveva quindi avuto modo, occasione di muoversi liberamente all'interno del centro e di parlare con i detenuti e scrivere anche loro lettere, aveva conosciuto il Pacciani Pietro, era stato detenuto in celle anche vicine. Sia durante la prima carcerazione del Pacciani, quando era sotto processo per la violenza alle figlie, sia quindi dall'87 al 91, sia durante la seconda carcerazione del Pacciani, quando era imputato dei delitti attribuibili al mostro, quindi fino agli anni 94-95. Sgangarella viene sentito in più occasioni, nel mese di maggio o giugno dell'anno scorso, di giugno, mese di giugno del 1996, e in quelle occasioni riferiva sia dei suoi ottimi rapporti durante la detenzione con Pacciani, dicendo che l'aveva visto leggere e scrivere tante lettere, tra cui anche lettere ad un suo amico che faceva il postino, ad un suo ottimo amico, anzi gli aveva detto il Pacciani: questo postino è il mio migliore amico. Riferiva poi che diverse cose che riguardavano il Pacciani lui l'aveva apprese dal Vinci Francesco. Ecco il collegamento, perché il carcere e la circostanza poi riscontrata positivamente per i periodi di codetenzione, aveva conosciuto il Vinci Francesco, il quale all'epoca era imputato per i delitti del mostro, era comunque oggetto di indagine per i delitti del mostro, gli aveva fatto delle confidenze, gli aveva detto, gli aveva riferito cose che riguardavano il Pacciani, gli aveva detto che aveva conosciuto molti anni prima, circa 10 anni prima, il Pacciani, aveva frequentato il Pacciani, con Pacciani erano stati anche a fare delle riunioni, le famose sedute in un casolare di campagna, aveva segnalava poi che in quel periodo il Vinci era particolarmente depresso,
gli aveva confidato che lui stava pagando per gli amici che lo avevano abbandonato. Piangeva e temeva di essere ucciso dai suoi amici. Queste circostanze, vedremo, sono riscontrati da altri testi. Lo stato di preoccupazione del Vinci, lo stato depressivo del Vinci, di cui parla Scangarella, è riscontrato positivamente da Don Cuba, parroco di Solliciano, che ho sentito il 21 giugno del 1996, e tra le cose che mi ha riferito appunto che aveva conosciuto il Vinci Francesco in carcere e che era depresso, tanto dice Don Cuba che si sbatteva la testa anche al muro, perché implicato, imputato, oggetto di indagine per i delitti attribuibili al mostro. Stato depressivo di cui mi parla Scangarella, che viene riscontrato positivamente, oltre che da Don Cuba, anche da quello che era stato forse uno dei migliori amici del Vinci Francesco, Giovanni Calamosca. Anche lui negli anni imputato e poi scagionato per i delitti attribuibili al mostro, nel 1985 era stato imputato, e che ho sentito nel 1996 e che conferma lo stato di forte preoccupazione, lo stato depressivo del Vinci, il quale pochi giorni prima di essere arrestato, perché ricercato a casa proprio del Calamosca il 15 agosto 1982, gli aveva manifestato queste sue preoccupazioni, gli aveva fatto delle confidenze, soprattutto sul delitto del 68, e gli aveva chiesto di poter ottenere un passaporto perché intendeva andare lontano dall'Italia. Sulla testimonianza di Calamosca tornerò oltre. Comunque già anche il Calamosca conferma positivamente questo stato di preoccupazione depressivo per le vicende per i quali all'epoca era indagato e imputato il Vinci e di cui parla Scangarella. L'attendibilità di Scangarella, peraltro, nei successivi accertamenti era chiara, emergeva anche da fatti obiettivi che risultavano in epoca non sospetta. Scangarella, infatti, a proposito dei suoi rapporti, della sua amicizia che aveva instaurato con Pacciani in carcere, amicizia che aveva portato il Pacciani a promettere a Scangarella una casa in dono prima che Pacciani venisse scarcerato per la questione delle figlie nel 91, e questa circostanza della casa in dono promessa da Pacciani viene confermata anche da Don Cuba nell'interrogatorio, nella deposizione del 21 giugno 96, Scangarella, nel chiarire questi rapporti, riferisce di una sua visita fatta a casa di Pacciani insieme a Don Cuba e ad altro detenuto, Rescigno, di nome Rescigno, pochi giorni dopo la scarcerazione di Pacciani, quando venne scarcerato per la questione delle figlie. E dice, a proposito di questa visita: mi colpì in modo particolare
l'atteggiamento tenuto nella circostanza dal Pacciani, perché era un comportamento estremamente di diffidenza nei miei riguardi. Non faceva altro che controllare i miei movimenti, che seguire dove io andavo. Gli avevo chiesto di andare nel bagno, volle entrare prima lui, rimase parecchio tempo, tanto che io dovetti andare fuori per fare i miei bisogni. Mi colpì molto questo suo atteggiamento. Ebbene, Scangarella, e questo dimostra la bontà del discorso di Scangarella, mi riferisce queste cose nel giugno del 96, ma agli atti risultano dei riscontri inequivocabili, chiari, di quello che sostiene e che racconta Scangarella, riscontri esistenti già nel 1992 ed acquisiti nel corso di un'attività riservata di intercettazione tra presenti effettuata dalla polizia in quella data nell'abitazione di Pacciani. Quali sono questi riscontri? Il Pacciani, il 7 di gennaio, 7 sottolineo la data, il 7 gennaio 1992, nella sua abitazione, colloquiando a lungo, è una lunghissima conversazione, con il dottor Perugini, che all'epoca si interessava di questa indagine, raccontava al funzionario della visita ricevuta pochi giorni prima, e in effetti risulta sempre da quell'attività che aveva ricevuto la visita il 2 gennaio 92, la visita di Don Cuba e di questo detenuto che chiama Scangarella. Scangarella, dice, uno del sud che sta dentro con tanti anni di carcere perché ha ucciso una bambina. E perché gliene parla? Gliene parla perché il Pacciani aveva letto su un quotidiano che c'era un detenuto che aveva tanti anni da fare, che aveva notizie sulla pistola del mostro, e quindi dice al funzionario: è venuto questo a casa mia portato da Don Cuba, si sono intrattenuti qua, abbiamo cercato di mettere in moto la mia macchina che era difettosa nella batteria e non siamo riusciti a metterla in moto, io ho avuto paura che mi mettesse questo ergastolano, un gingillo lo chiamava Pacciani, nell'orto, un proiettile nell'orto, e gli andetti dietro, dice testuale nella conversazione, lo seguì perché pensavo che potesse mettermi, nascondermi nell'orto un proiettile, un gingillo. Ebbene, Scangarella mi riferiva nel 96, mi colpì l'atteggiamento di Pacciani in quell'occasione, che mi seguiva, che mi veniva dietro. Quindi nel 92 già c'è questo riscontro all'attendibilità delle dichiarazioni di Scangarella. Il Pacciani, mi sembra che il test non possa dire se un test è attendibile o meno, perché è un giudizio. Si attenga ai fatti e basta. Sì, mi scusi. No, sì. Le chiedo scusa, signor Presidente. Rischia ai fatti, lui. Sì, 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 i fatti sono. I fatti, esatto, va bene. D'accordo, è in sé la cosa. I fatti quindi sono questi, che già alla data del 7 gennaio 92, in questa lunga conversazione col funzionario, Pacciani sospettava Scangarella quale persona che sapeva notizie sulla pistola del mostro. Presidente,
Questa è una valutazione. No, questa risulta dall'intercettazione, non è una valutazione. È il contenuto di questa dichiarazione che avrebbe fatto al Perugini. Poi sentiremo anche il Perugini su questo punto, va bene. Fra l'altro è un'intercettazione ambientale. Sì, sì, va bene. E quindi sospettava intercettazione ambientale che non mi sembra nemmeno sia fra gli atti depositati. Si può sentire il Perugini, si può acquisire sempre. Noi la acquisiamo, anzi ne faccio espressa richiesta, delle due cose, sia di sentire il dottor Perugini sul punto se necessario, o comunque prima di questo elemento successivo acquisiamo e ne chiedo l'acquisizione ex 238 di quegli atti che fanno parte dell'altro procedimento. Grazie. Il fatto obiettivo è che il 7 gennaio 92 c'è questa conversazione dove il Pacciani manifesta questo suo timore, questa sua preoccupazione su un episodio, su un fatto specifico, una cartuccia nascosta nell'orto che poi il 29 aprile 92... Scusi, non ho capito questo passaggio più ora. Cioè il fatto obiettivo, signor Presidente, è che il 7 gennaio del 1992, 7 gennaio 1992, il Pacciani, parlando col funzionario, sì, sospetta, riferisce di temere che questo detenuto Scangarella, di cui lui aveva sospettato potesse essere il detenuto citato nel giornale, di cui nel giornale non c'era il nome, che aveva notizie sulla pistola del mostro e che aveva tanti anni di carcere da fare ed era detenuto a Solliciano, di sospettarlo che potesse mettergli una cartuccia nell'orto. 7 gennaio 92. Dice, tant'è che quando venne qua con Don Cuba, sapendo io che sul giornale c'era sto detenuto e sapeva notizie sulla pistola e sospettando questo lo dice nella telefonata, è un dato obiettivo, sospettando Scangarella, quando venne qua non lo lasciai un attimo, non lo persi di occhio un attimo, gli andetti sempre dietro. Questo è un dato obiettivo. Anticipava quindi quello che poi il 29 aprile del 92, a distanza quasi di 4 mesi, effettivamente là si è trovata nell'orto la cartuccia. Questo è un altro dato obiettivo. Quindi, sulle dichiarazioni di Scangarella, rilevavo che già dal 92 c'erano dati obiettivi che confermavano le circostanze, o alcune circostanze, che Scangarella mi riferiva nel 96, nel giugno del 96. Altri riscontri: il Don Cuba, che sentito, come dicevo prima, il 21 giugno del 96, effettivamente diceva che i rapporti tra Pacciani e Scangarella in carcere erano ottimi, perché l'aveva visto lui. Don Cuba frequentava e frequenta il carcere di Solliciano. Scangarella, diceva Don Cuba, faceva lo scrivano e poteva quindi incontrarsi giornalmente con Pacciani. Altro riscontro: un altro detenuto che dagli atti risultava essere stato ristretto anche nella stessa cella con Pacciani e si chiama Bocchicchio Aldo. Come? Bocchicchio Aldo, Bocchicchio, doppia C, Aldo. Sentito il 18 giugno,
mi dichiarava che Pacciani, durante il periodo di comune detenzione, non aveva confidenza con nessuno tranne che con Scangarella, tranne che con lo scrivano, non fa il nome di Scangarella, mi correggo, tranne che con lo scrivano. Quindi altro riscontro sui rapporti tra i due. Altro riscontro documentale, la corrispondenza, anche di natura riservata, non tramite canali ufficiali del carcere, intercorsa tra Scangarella e Pacciani, dal mio ufficio rinvenuta nella perquisizione eseguita su delega del pubblico ministero nel domicilio di suora Elisabetta Mazzari, Anna Maria. In quell'occasione la suora, tra le cose di Pacciani, custodiva anche questa corrispondenza che non era passata dai canali ufficiali carcerari tra i due, tra Pacciani e Scangarella. Altri elementi di collegamento con il Francesco Vinci. Francesco Vinci frequentava a Prato lo stesso bar di Indovino Salvatore. Indovino Salvatore abitava in via di Fattignano, ma frequentava Prato, anche perché a Prato aveva gli amici e aveva il fratello che abitava, credo che tuttora abiti a Prato, Indovino Sebastiano. Frequentavano lo stesso bar proprio negli anni, tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80. Vinci Francesco, altro elemento di collegamento, ed Indovino Salvatore sono stati detenuti per un certo periodo insieme al carcere Le Murate. Posso riferire anche le date esatte. L'Indovino dal 27 luglio 81 al 5 dicembre 81. Il Vinci dal 14 novembre 81 al 21/12/81. Quindi abbiamo più di un mese e mezzo di comune detenzione. E accertamenti fatti sulla situazione della struttura carceraria all'epoca dimostravano che le celle, qui c'è una nota della direzione del carcere di Solliciano, la può riferire lei perché la corte non la conosce, le celle di quel carcere delle Murate erano singole, senza servizi igienici e rimanevano aperte con possibilità quindi dei detenuti di incontrarsi dalle ore 8 di mattina alle ore 8 di sera. Non aggiungo altro su questa, sulle celle. Vinci agli inizi altri elementi di comune, in comune sia con Indovino che con Pacciani. Vinci, Francesco Vinci, agli inizi degli anni 80 era l'amante di Milva Malatesta. Milva Malatesta, lo dico adesso perché ricorre poi anche successivamente, è quella giovane donna che insieme al figlio Mirko di 3 anni, la mattina del 20 agosto 1993,
nel comune di Barberino Valdelsa, viene trovata morta, bruciata nella macchina di sua proprietà, una Panda. 10 giorni prima, con modalità analoghe, quindi il 9 agosto del 1993, era stato ucciso a Vinci Francesco. Agli inizi degli anni Ottanta, la Milva Malatesta era l'amante di Francesco Vinci. E qua c'è una puntuale testimonianza di Giovanni Calamusta, che, come dicevo prima, è stato uno dei migliori amici del Vinci, e per questa amicizia era stato, anche per questi rapporti, era stato indagato per la vicenda del mostro. Il Giovanni Calamosca, a questo proposito del rapporto sentimentale tra la Milva Malatesta e il Vinci Francesco, mi riferisce che il Vinci, agli inizi proprio degli anni Ottanta, in quel periodo, fine anni 70, inizi anni 80, aveva perso la testa per una donna che abitava a Prato. Tant'è che la moglie del Vinci, che aveva saputo questa circostanza, questo fatto, intendeva separarsi. E mi dice: in un'occasione io ho visto questa donna, di cui non so il nome, non so dirvi come si chiama, però l'ho vista perché ho avuto la necessità di parlare con Vinci Francesco. Sono andato quindi al bar a Prato dove solitamente lui frequentava, non l'ho trovato, sono andato a casa, il Vinci Francesco abitava a Montelupo Fiorentino, sono andato a casa, non l'ho trovato, la moglie mi indicò dove avrei potuto trovarlo e mi indicò una trattoria andando verso Barberino. Passai da quel posto, effettivamente lo trovai, stava cenando con una donna che mi presentò, non ricordo il nome che mi disse, forse neppure me lo disse il nome, mi descrive questa donna. In sede poi di individuazione fotografica di un album che conteneva varie fotografie, riconosce con certezza quella donna nella Milva Malatesta. Quindi abbiamo questo elemento di riscontro. Milva Malatesta, che risulta essere stata anche l'amante di Indovino Salvatore, e in proposito richiamo le dichiarazioni di Filippa Nicoletti. Filippa Nicoletti, la donna che all'epoca stava con Indovino Salvatore. Filippa Nicoletti, il 23 aprile del 1996. Cosa c'entra con questo processo? Questo fa un rapporto qui. Questo c'entra, a mio giudizio, perché dimostra i rapporti tra Vinci, Indovino, Pacciani. Sono i riscontri alle dichiarazioni di Scangarella e di Lotti, e di Lotti anche di perché Lotti. Anche Lotti, io non lo sto citando Lotti, ma Lotti parla del Vinci Francesco. Presidente, è quella dichiarazione sostanziale in cui il Lotti dice: fu eseguito quell'omicidio dei tedeschi per scagionare il Vinci. Allora sta dimostrando che attraverso le indagini la squadra mobile, nella persona del dottor Giuttari, ha riscontrato la sussistenza di rapporti fra queste persone, rapporti tali e così ben radicati che possono giustificare un omicidio o comunque danno riscontro. Io non devo riferirmi al rapporto affettivo che tra Calamosca e la Milva Malatesta. Questo non è Calamosca, è Indovino. No, è Indovino stavo parlando adesso. Scusi, mi sembra che sia inutile che il pubblico ministero spieghi quello. Il test è un test qualificato, può dirlo lui il motivo. Non è che ci sia necessità ogni volta di una spiegazione. Va bene.
Vabbè, ma io non sto richiamando le dichiarazioni. A me sembrava chiaro che tutti questi riscontri, che possono apparire un po' minuziosi, forse molto approfonditi, per me non sono stati strani, perché non voglio esprimere un mio giudizio per non essere richiamato nuovamente, ma io dovevo riscontrare le dichiarazioni di Stancarella. Quindi se io nel riscontrare le dichiarazioni di Stancarella o di qualsiasi altro teste trovo più elementi, è tanto meglio, perché mi dà attendibilità alla testimonianza. Quindi stavo dicendo, avevo parlato del rapporto Vinci Francesco Milva Malatesta ed ero passato al rapporto tra Indovino Salvatore, titolare e proprietà della casa di via di Faltignano, che dalle testimonianze risultava frequentata anche da Vanni e Pacciani, e questa Milva Malatesta. E a proposito richiamavo ad ulteriore a riscontro le dichiarazioni rese il 23 aprile del 96 dalla Filippa Nicoletti, che all'epoca era la donna, chiamiamola ufficiale, anche se non ero la convivente, dell'Indovino Salvatore. La Filippa Nicoletti, che epoca? Siamo agli inizi degli anni 80. La Filippa Nicoletti riferisce che dopo la scarcerazione di Indovino, avvenuta il 5 dicembre 81, quindi siamo proprio agli inizi degli anni 80, possiamo anche collocarlo temporalmente in un arco di tempo più ristretto, quindi in epoca prossima al 5 dicembre 81, si reca da via di Faltignano a cercare Indovino, perché da diversi giorni mancava da casa. Va a Prato nel bar famoso, l'ha frequentato anche dai sardi, per vedere se lo trova, non lo trova. Poi racconta tutta una storia, che fa un incontro con un uomo che la porta 15-20 giorni in un'altra zona, che non riferisco perché non la ritengo pertinente. Comunque, tornata poi a casa dopo questo periodo di assenza di 15-20 giorni, la Filippa nota che nei cassetti del comò della stanza da letto, anziché le proprie cose, i propri oggetti, le proprie indumenti intimi, c'erano gli indumenti intimi e oggetti appartenenti alla Milva Malatesta. Dice, perché la Milva ha avuto un rapporto con l'Indovino. Peraltro, su questa relazione tra la Milva ed Indovino, posso fare riferimento anche ad alcune lettere sequestrate in occasione della perquisizione del 23 gennaio 96 alla Filippa Nicoletti, in cui in quella operazione sequestrammo delle lettere che l'Indovino aveva mandato dal carcere, quindi nell'81, quando era detenuto nell'81, aveva mandato in carcere, dal carcere alla Filippa, e in carcere alla lettera mandava i saluti l'Indovino alla Milva e a Vincenzo, che Vincenzo all'epoca era il Limongi Vincenzo, convivente della Milva Malatesta, poi impiccatosi in carcere. Quindi c'era anche questo riscontro, che dalle lettere si capiva che tra l'Indovino e la Milva c'era comunque un buon rapporto di amicizia, dal momento che mandava i saluti in ogni lettera. E la Nicoletti dice: a casa trovai questi oggetti personali della Milva Malatesta, perché l'Indovino si era messo poi con la Milva Malatesta. Scangarella, nelle sue dichiarazioni, dice: il Pacciani mi aveva confidato di essere stato amante della moglie di Rubino, non sa il nome. Questo lo dice nel verbale del 20 giugno 96. La moglie di Rubino e la Milva Malatesta. Il Rubino è il ragazzo che era stato imputato dell'omicidio della fatti del processo, mi devo conoscere bene. Quindi ulteriori
Don Cubo, ulteriore riscontro, confermava lo stato depressivo del Vinci, questo l'avevo già accennato. Confermava che Tacciani voleva regalare la casa al coso, al Scangarella. Le lettere, io sul collegamento con questo è il quadro che lei ci ha fatto sul riscontro relativo all'83, che lo sono preso molto molto ampio perché ha fatto un riscontro con l'altro. Vogliamo andare avanti se ha fatto riscontri anche per fatti antecedenti? Ci sono dei riscontri, sì, sull'ultimo delitto che... L'ultimo, Baccaiano. L'ultimo, l'ultimo nell'ambito della... Sì, di quelli per i quali sono stato delegato alla... Relativi alla presenza di Lotti a alla questi delitti. Di Lotti, certo. L'ultimo in questa... In quest'ottica. Del 1982. E qui se possiamo vedere le foto, perché i riscontri che ho rilevato sono desumibili dalla dinamica proprio del fatto. Allora. E allora, questi sono i rilievi fatti in occasione di quel duplice omicidio. Noi abbiamo sul lato destro dell'immagine lo spiazzo dove era ferma la macchina della coppia. Ecco, quello spiazzo era ferma là, là inizia la sparatoria, la macchina poi viene trovata sul lato opposto della strada in un fossetto. Presentava la macchina colpi d'arma da fuoco nella parte anteriore, anche i fari erano stati colpiti. Veniva rinvenuto un bossolo anche all'interno della macchina, dentro la macchina. Presentava poi il finestrino lato guida completamente frantumato. Finestrino lato guida, sì. Sul questo delitto non avrei altri riscontri obiettivi. Sono oggettivi indipendentemente dalla sua attività, voleva dire. Questi risultavano già negli atti e io dovendo riscontrare le dichiarazioni nei verbali del Lotti ho rilevato questi particolari che ho riferito. Bene. Presidente, io non so ora se convenga passare, cioè sarei nella necessità di chiederle se mi può anticipare un attimo il programma della Corte, mi spiego, perché direi che con il dottor Giuttari forse avrei da affrontare qualche altro argomento e non so ora la pesantezza di questo argomento rispetto al programma che vogliamo fare sulla base di questo, se so un attimo la Corte... Allora, noi pensavamo di stare oggi fino alle 2, bene. Come programmato già nei giorni precedenti. Bene. E poi smettere. Oggi. Benissimo. Quindi sono le 12 e qualche cosa. Allora, chiedo soltanto 5 minuti, un attimo di interruzione. Mi bastano 5. 5 minuti. Grazie. Bene, sospendiamo 5 minuti. Nei giorni successivi, Presidente. L'ha lavato Pepi, magari... Lei o va piano o finisce un po' alla svelta, magari non tiri le due, ce la fa, ci ha da dire tante cose. Bene, ecco, allora noi una mezz'oretta. Non glielo anticipiamo, no? Allora.
può accomodare, Arturo. Grazie. Ci siamo tutti, vero? Sì, sì, grazie. Andiamo ad introdurre un'altra. Allora, dottore, una sola domanda prima di iniziare. Siccome ha introdotto un argomento, quello ha detto all'inizio che Sgarganella avrebbe avuto in promessa da Pacciano una casa. Sì. Pacciano avrebbe promesso una casa. Una casa. Ha spiegato anche la ragione. No, non l'ha spiegato. Ci abbiamo provato 10 volte, l'ha messo per scritta. Però, ecco, io non posso. Mi sono fermato al riscontro obiettivo. Perché un altro riscontro obiettivo che risulta da più testimonianza agli atti, Pacciano è notoriamente un tirchio. E quindi, ecco, c'è questo particolare poi del dono della casa confermato. Presidente, ci poi sono... c'è questo riscontro obiettivo del sospetto del gingillo. Vabbè, dico, e quindi ci sono altri testi nella lista del PM, poi se del caso. Io volevo sapere se l'aveva saputo. No, no, lo Sgangarella, nonostante le domande, ovviamente poi vedranno loro in che termini, perché l'ha messo anche per scritto, introduce lui l'argomento, getta il sasso e toglie la mano, ecco, diciamo, questo è l'atteggiamento. Ci sono altri testi che hanno avuto la stessa proposta per fini diversi, lo vedremo. Sono fatti che non riguardano Sgangarella. Sgangarella, peraltro, un altro dato obiettivo, è imputato per l'omicidio di una prostituta a San Mauro a Signa, di una prostituta bruciata, ammazzata e bruciata, è imputato Sgangarella per questo delitto, prostituta presso la quale abitava insieme a questa prostituta il figlio di Vinci Francesco, Vinci Fabio. Sono dati obiettivi che vanno presi così come sono, sì, Presidente, non c'è nessun possibilità di valutarli diversamente. Dottor Giuttari, io gradirei passare a un altro argomento compatibilmente con la sua stanchezza oggi. E dunque, volevo magari che lei introducesse l'esito dei suoi accertamenti e verifiche che riguardano sostanzialmente due argomenti. Scelga lei quello da cui partire. Primo, la personalità degli indagati, a iniziare ovviamente da Lotti, personalità ovviamente esclusivamente come fatti, riscontri con testimonianze, e soprattutto quell'argomento relativo a una lettera che sarebbe pervenuta a Vanni, e di cui lo stesso ha parlato, e per la quale lei ha fatto numerosi riscontri, sentendo persone. Ecco, di questi due aspetti scelga lei quello da cui vuole cominciare, tenendo presente, lo sappiamo, che sono entrambi piuttosto ampi. Io ne sceglierei uno soltanto oggi e magari cercare di esaurirlo oggi. Quello più breve è quello della omosessualità del Lotti, abbiamo solo due testimonianze, ecco, vediamo, la riscontrano. L'altro è sicuramente richiede parecchio tempo, perché basta l'attività di riscontro è stata abbastanza ampia. Vediamo. Quindi, di cominciarla allora. Penso ferisco prima su Lotti, certo, e poi certo, magari certo, introduco allora il riscontro evidentemente sulle frequentazioni fra gli imputati dell'odierno processo e Lotti con gli altri, e su questa caratteristica o questo aspetto della personalità dell'Lotti, se, dato che viene da una sua affermazione, lei conosceva prima che lo dicesse lui questo dato sull'omosessualità del Lotti? No, assolutamente no, è stato un dato nuovo, un elemento nuovo che è venuto fuori, come sa, negli ultimi interrogatori, e sui quali, su questo elemento dell'omosessualità abbiamo fatto poi... Ecco, vuole raccontare innanzitutto questi riscontri. Quindi gli scontri emergono dalla testimonianza di un amico del Lotti di nome Fabrizio Butini, il cui nome risultava da un verbale di interrogatorio,
cioè il Lotti che lo fa. Il Lotti aveva detto che per un delitto era stato ricattato e quindi costretto da Pacciani e Vanni ad andare con loro perché l'avevano visto in macchina, e indica anche il posto insieme a questo Butini, in un rapporto intimo, e quindi gli avevano detto: o vieni con noi o si parla in paese. Si dice, ecco, esiste una persona con questo nome, ha le caratteristiche? Sì, sì, è stata, vediamo. La persona è stata identificata. Il Lotti vi aveva dato nome e cognome? Sì, Lotti da sì, Fabrizio, credo anche il cognome. Comunque ha dato degli elementi molto chiari per la sua identificazione. Ci ha detto all'epoca dove lavorava, nello stabilimento della ditta farmaceutica Menarini. Ci ha detto che aveva la madre ammalata, che aveva un problema anche di peso, non si poteva di deambulazione, l'aveva ricoverata in una clinica. Ci dà degli elementi che sono risultati tutti veri e che hanno portato alla identificazione esatta di questa persona, e che si chiama Butini Fabrizio. Lei l'ha sentito questo? L'ho sentito esattamente il 4 gennaio 97. Siamo in quest'anno perché, come dicevo prima, questa circostanza nuova era emersa negli ultimissimi interrogatori del Lotti, quindi fra novembre e dicembre del 96. Quindi il 4 gennaio 97, dopo i preliminari accertamenti presso la ditta farmaceutica, presso l'istituto dove era stata ricoverata la madre, acquisiamo tutte verifiche positive sul soggetto, lo identifichiamo e lo sentiamo. Il Butini Fabrizio prego, dottore. Riferiva di essere stato un ottimo amico del Lotti. Diceva che con il Lotti nel passato era andato spesse volte a fare merende là nei locali, nei dintorni di San Casciano, sia quando Lotti aveva la 124, sia quando aveva la 128 sportiva di colore rosso. Descriveva il Lotti come una persona buona, un buon amico, un tipo taciturno, silenzioso, con cui a lui piaceva parlare, stare insieme, girare in macchina. Il Butini non dà una verifica in termini espliciti del rapporto intimo tra i due sessuale, però, e sono fatti anche comprensibili perché è un aspetto abbastanza delicato, però nel suo racconto parla di questo rapporto di frequentazione particolare, parla alla domanda se si era appartato in auto con Giancarlo, risponde subito, riferisco testuale: ma mi hanno visto in macchina con Giancarlo, in paese c'è gente maligna, quindi pensa subito a qualcosa di... Poi riferiva che era rimasto molto male per le notizie di stampa che aveva appreso, che avevano riportato il coinvolgimento del Lotti in queste vicende delittuose, e esprimeva a verbale una sua riflessione dicendo: io lo conosco bene, il Lotti è molto buono, se ha fatto quelle cose l'ha fatto perché è stato costretto. E dice: quando io ho letto le notizie, come persone che l'ha potuto costringere, ho pensato subito al Vanni. Detto: ma scusi, come pensa lei proprio? Pensa a Vanni? Dice: sì, perché ho collegato un episodio di cui avevo sentito parlare proprio al bar Sport di San Casciano. Si diceva lì al bar Sport che Lotti e Vanni un giorno, proprio davanti al bar,
avevano avuto un violento litigio. Presidente. Colline, che comunque non aveva fatto nessuna denuncia, non si era presentato ai carabinieri, quindi non aveva riferito nulla all'epoca. E poi alla domanda se gli aveva fatto il giornalista magari qualche altra, gli aveva chiesto qualche altra cosa che non risultava dall'articolo, il Boneghi mi dice sì, mi ha chiesto notizie su Lotti, ecco che è il Boneghi che mi parla del Lotti. Ho detto come notizie del Lotti, che lei lo conosceva il Lotti? Dice sì, io lo conoscevo perché già dagli anni 50 eravamo vicini di casa, perché abitavamo in località Bargino, quindi dice l'ho visto crescere, abitavamo. E diceva in questa sede che era a conoscenza di notizie sulla omosessualità del Lotti, cioè il Lotti per rapporti diretti, non per rapporti diretti, lui sapeva che il Lotti era omosessuale. Questo è il discorso che ha riferito il Boneghi. Quindi sull'omosessualità del Lotti io altri riscontri non è. Bene, vediamo se crede introdurre l'altro argomento. Proviamo a introdurlo poi finché ne ha le forze, diciamo, e da sì. Stamani alle 9 ci deve. L'altro. So se crede, presidente, rimandiamo. O se no rimandiamo direttamente a domani. Se è stanco e non si sente più. L'altro argomento è un argomento che forse richiede molto tempo, sì, perché ci sono due testimonianze che devo approfondire, sì, devo riferire. Allora, visto che è già stanco, non se la sente. Probabilmente è anche più opportuno come concetto unico di cui parlare. Come circostanza. Bene, allora si rinvia domani mattina alle ore 10:30. Bene, grazie. Ordine la nuova traduzione del imputato. Domani mattina. Come ti sento? Come ti sento?